Amiche, 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 amiche e amici di amore con il mondo, venite con me. Oggi voglio trattare, insieme al nostro carissimo amico Isidro Luciano, un tema quasi essenziale quando parliamo di cavalli. Come si fa a domare un cavallo, ma soprattutto come fa un indio argentino a domare un cavallo? Con il nostro grande amico Isidro, Isidro Luciano. L'altra volta l'abbiamo visto in veste un po' di allevatore tuttofare. Oggi sei splendente, splendente come un gaucho, o meglio come un indio, perché l'abbiamo chiamato il gaucho. La tenuta si chiama il gaucho, ma in realtà Luciano è un indio. È un indio molto orgoglioso anche di essere, perché guarda, si è vestito da indio. Come si chiama questo splendido cavallo? Quichua. Un cavallo che mi dicevi è stato? È allevato da me e domato da me. Allevato e domato. Sì. Cosa cambia? Allevare la parte di mantenimento? Sì, farlo nascere, farlo crescere e poi domarlo. E oggi, ecco, io siccome sono con un indio gaucho che è venuto dall'Argentina come esperto allevatore di cavalli, esperto domatore, addestratore. Sì. Oggi il nostro Isidro ha indossato la divisa gaucha. La divisa gaucha argentina. Guardate che spettacolo! Non solo lui, ma anche Quichua è stata sellata, sì, con un metodo che adesso tu ci illustrerai, perché c'è qualcosa di nuovo, di diverso e di particolare. Come si doma un cavallo nella tua terra? Oggi ci sono tanti modi di domare un cavallo. Io ancora uso i metodi, diciamo, vecchi. E difendo molto la nostra cultura, la nostra tradizione che viene dall'indio. E quindi la mia doma è una doma india. Ecco, quando Isidro dice India, io penso sempre all'India. No! Stiamo parlando di indiani. Della Sud America, quindi non gli indiani del Nord America, probabilmente non cambia molto a livello proprio strettamente indigeno. Sì, e questa è la nostra vera cultura, che poi vabbè, oggi dicono il gaucho, ma quello, tutto quello che ce l'ha è l'indio. Il cavallo viene conquistato con dolcezza, con amore, e viene, deve essere un amico il cavallo, quindi vai a cercare di fare che il cavallo sia il tuo compagno praticamente, perché poi la doma nostra, quello di una volta, il cavallo non viene fatto come oggi per una disciplina, oggi lo fai, domani lo vende. Nella nostra cultura il cavallo tu te lo fai pensando che morirai nelle tue mani, cioè tu lo fai, una doma molto lunga tra l'altro, perché tu dall'inizio fai questa cosa personalizzata, crearti un rapporto con l'animale, che lui deve rimanere di fiducia, un amico, deve essere un qualcosa di te insieme con il cavallo. E quindi io uso ancora i vecchi metodi indiani, no? Di fare il cavallo che diventa il mio compagno, il mio ecce. Di farlo con molta pazienza, molto, cioè di diventare un amico con il cavallo. Ecco, questo concetto, che per noi è assolutamente inedito, per domare un cavallo devo prima di tutto concepire il rapporto che avrò con lui, che sarà un rapporto di amicizia, quindi non è un animale che oggi io compro, ci gioco per qualche anno, se non funziona più, se si rompe, se si ammala, vado via, ma è un amico che un giorno morirà tra le mie braccia. Questa è una frase molto toccante. Tecnicamente, spiegaci un attimo, cosa fai quando inizi la doma di un cavallo? Allora inizi a conquistarlo con le buone, a farti amico e a farti accettare, sempre con dolcezza, tutte queste cose qui, e conquistarlo al cavallo, dove il cavallo deve avere fiducia su di te
e andare avanti in questo sistema qui, finché il cavallo diventa il tuo amico, poi diventa il migliore amico dell'uomo. Tra il cane e il cavallo sono i due migliori amici dell'uomo. E tu li fai, è una doma molto lunga, perché tu, cioè, ci devi crescere insieme, le fai crescere insieme a te, in tutto quello che vuoi, diciamo, come lo vuoi personalizzare a un cavallo, perché non lo faccio per venderlo, per commerciarlo. Già mi nasce con un'idea di che il cavallo deve essere mio. E quindi quando li vado a domare, lo domo personalizzato per me il cavallo. Questo cavallo ha già 14 anni, mi nasce qui, e io l'ho domato da piccolo e spero che mi muora qui. Spiegami però cos'è questa divisa elegantissima. E proprio mi dicevi? Allora, questo è il vestito da gaucho. Il vestito da gaucho, sì. Che prima indossato da un indio. Sì, perché prima comunque la nostra vera è l'indio che lascia tutto. Poi si viene sempre modificando, sempre al gaucho, e adesso diciamo è il vestimento del gaucho un po' moderno. Il gaucho moderno, guarda, sì, che spettacolo. Il gaucho moderno. Bellissimo, no? Vestito del gaucho moderno. Abito del gaucho moderno, mentre invece, non so come si dice, la bardatura. Sì. E ancora tutte cose originali da quello che usava l'indio, diciamo. Tutte cose originali degli indio. Vediamoli un attimo nei particolari. Questo sono di corno di montone, lavorato tutto a mano, perché ancora le cose, vedi, in odio, quello che è, a parte tutte le cuciture che uno faceva, tutto questo c'è le mie iniziali, Isidro Dia, è tutto ancora fatto, non c'è fibbia, diciamo, c'è tutto i nodi, no? Che erano fatti dall'indio, tutte le cuciture fatte ancora a mano, tutte le cose, diciamo, che si faceva, viene lasciato dall'indio tutte queste cose, anche se oggi viene parlato molto dal gaucho, ma la nostra vera è l'indio che ci lascia tutto questo. Parliamo di questi indio e della loro cultura vecchia, ma vecchia di quanto? Sarà un paio di secoli? Sì. Penso un paio di secoli. Quindi un paio di secoli fa non c'erano probabilmente le fibbie, le cerniere, le zip, c'erano i nodi, ed ecco perché la bardatura di Quichua è composta da elementi, come dice Isidro, originali. E qui abbiamo addirittura le tue iniziali. Sì, fatto tutto Isidro Diaz. Isidro Diaz, tutto cucito a mano. Portare un cavallo da Isidro Luciano qui in Valsassina, a due passi da Milano, significa affidarlo a qualcuno che crea un rapporto con il cavallo. Guardate questo spettacolo. Lui chi è? È Pico Blanco, questo mi nasce Pico qui. Blanco. Pico Blanco, è l'ultimo. Pico Blanco, sì. Scusa. E anche lì c'è il suo papà, anche se adesso è castrato. C'è anche il papà. Che adesso è castrato. Sì, nasce. È un ragazzino. Sì. Tutti me nascono qui. Quello che sono tutti nati qua e passano la vita a pascolare qua, perché il cavallo non è nato per correre, non è nato per fare le gare, non è nato per giocare, non è nato per fare tante cose per cui viene purtroppo sfruttato, è un animale da pascolo, lo vedete nel suo habitat. Il cavallo sta qua, non è che si mette a saltare gli alberi per divertirsi, no? O che si mette a correre, a fare la gara a chi è più veloce. Il cavallo è pacifico, mansueto, ama la vita di branco, e questo significa che se noi lo isoliamo, gli facciamo passare tutta la vita dentro un box lontano dai suoi simili, è come metterlo in carcere. Se poi ci divertiamo ad addestrarlo per fare le gare, per vedere io sono più bravo, il mio cavallo è più veloce, cominciano a subentrare poi anche altri drammatici problemi che... Purtroppo oggi in tutte queste discipline, che purtroppo è tutto commerciale così, c'è il massacro degli animali. Io rimango ancora con le mie vecchie usanze, diciamo, quello di usare il cavallo e andare a farmi una passeggiata, cioè tenerlo come amico, vivere insieme così, che loro stanno bene, non è una cosa di gare. E purtroppo al giorno d'oggi la cosa più semplice è la cosa più complicata, perché questo significa evito il profitto per dedicarmi al benessere degli animali. L'avevamo già
toccato questo tema, che però secondo me è il tema toccante e portante un po' di tutto quello che avviene qui, perché scoprire l'amore per gli animali non ha prezzo e ci ripaga molto, ma molto di più di quanto potrebbe pagarci fare la gara per tirare sulla coppa, per vincere il trofeo, che poi magari ci tocca addestrare, trattare, far soffrire un animale che non è assolutamente portato a fare le cose. Facciamo correre gli uomini, facciamoli saltare, già lo fanno, però probabilmente queste creature sono chiamate a una vita completamente diversa. Non tutti hanno lo spazio e soprattutto la capacità e il talento, ma se sei venuto dall'Argentina, io l'ho già detto, è perché hai un messaggio da portare. È possibile avere un rapporto con l'ambiente, con la natura, con gli animali, inserirsi in questo contesto e divenire parte. Io credo che sia molto più bello, molto più gratificante, al di là di quello che può essere o meno il tornaconto, che poi per fare una vita ricca di tornaconti rischiamo di farla povera di emozioni, povera di sentimenti, povera di amore e povera anche di gratificazione. Cerco di vivere con gli animali nel modo più semplice, no? Cioè cercando di... la mia vita è questa, io mi alzo quasi tutte le mattine alle 5 del mattino così e vivo insieme a loro, cerco di fare la cosa più semplice, quello di vivere una vita normale senza andare a fare gare, cose così, cioè io mi piace vivere con loro qui e sto bene qui. Abbiamo visto ancora una volta con questo grande, grandissimo personaggio Isidro Luciano, venuto dall'Argentina per portare a tutti noi un insegnamento di vita, ma anche un insegnamento relazionale con questo grande, meraviglioso mondo di queste incredibili e amabili creature. Se hai apprezzato questo video, sai già quello che devi fare. È un semplice clic, condividi, like, iscriviti e contattami. E noi ci vediamo tutte le volte che vogliamo.